Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 gennaio. Buona domenica, ci vediamo, vi ricordo, domani sera con Quarta Repubblica. E, insomma, non vi dimenticate gli appuntamenti fondamentali oltre a quelli della zuppa, però il tema fondamentale di oggi è che ci risiamo. È una cosa straordinaria. È una cosa che era scritta. Io vi vorrei far vedere le zuppe delle settimane scorse. Cosa succedeva? Succedeva pochi mesi fa che ci dicevano che dovevamo fare i buoni, che ci avevano messo i parametri gialli, rossi e arancioni, perché poi così avremmo salvato il Natale. Abbiamo salvato il Natale? Ovviamente no, il Natale non è stato salvato. Abbiamo salvato il Capodanno? Ovviamente no. Io vi vorrei segnalare che non solo c'è il coprifuoco come in uno stato di polizia quando ci sono le zone gialle, cioè non si può uscire dopo le 10 di sera. Tutti noi troviamo normale questo, che è un, come posso dire, è una violazione enorme della nostra libertà. E tra l'altro la libertà dei cittadini di 50 anni relativamente, quelli di 80 pari a zero, perché non uscivano dopo quell'ora nella maggior parte dei casi. Ma nella libertà dei ragazzini, questa è una grandissima violazione della libertà. Pensate voi, ragazzini tra i 15 e i 25, ai 30 anni, le persone che devono farsi la loro socialità, eccetera, non possono uscire, non possono andare al bar, non possono prendere un aperitivo, non possono andarsi a prendere un gelato. Per voi è tutto normale, tanto che ve ne fotte, non sono loro che comandano. Gli ottantenni sono in casa a fare quello che facevano prima, gli altri sono invece in casa a non fare quello che invece la loro età potrebbe presumere. Comunque, dicevamo, che il nostro coprifuoco sarebbe finito, sarebbero finite le zone rosse, e saremmo ritornati addirittura alle zone precedenti, quelle gialle, che non è che sono una grande libertà, sia chiaro. Già l'idea che uno sia diviso in gialle, che non possa andare da una parte o dall'altra, che i ristoranti non siano aperti, beh, insomma, già quella è una violazione della no normalità. Ma si diceva perché così non arriviamo alla terza ondata. E puntualmente è arrivata la terza ondata, o meglio, stiamo preparandoci alla terza ondata, cioè che rivenga chiuso tutto. Oggi il Corriere della Sera: normalità è troppo presto. Normalità è troppo presto. È il titolo di apertura del Corriere della Sera, in cui si inizia esattamente la stessa storia. Ribelliamoci. Ma vi dico, ribelliamoci con gli strumenti che noi abbiamo, cioè cerchiamo di urlare ai nostri amici, ai nostri vicini: io non ho paura. Questo gli dovete dire. Io non ho paura, perché la ribellione e la dimensione della nostra ribellione rimane molto residuale, perché la gente ha paura, perché noi gli abbiamo raccontato in un anno che stiamo affrontando l'Ebola. In realtà non è l'Ebola, e questa nostra grandissima paura fa sì che si accetti e si permettano dei bambini, come non mi dimenticherò mai questa storia incredibile di una ragazza che esce da scuola, abbraccia la sua amica e l'amica urla e dice: "Ah, che cosa stai facendo? Mi abbracci!" Ovviamente quella che ha abbracciato viene sospesa dalla scuola, ma è più grave quasi che la bambina amica che sia stata abbracciata e urlata. Se si fosse presa il Covid, quella bambina nel 99,9% dei casi non sarebbe successo nulla. Il 95% dei morti, è bene ricordarlo, hanno sopra i 70 anni. 4,4 milioni di ultraottantenni, che sono quelli presenti in Italia, hanno un tasso di mortalità del 60%. Loro bisogna tutelare. Stiamo chiudendo il mondo perché non abbiamo avuto la capacità di tutelare queste persone. Comunque, Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, oggi sul Corriere della Sera, ripiombiamo in quello che è un incubo. Non possiamo permetterci, economicamente, psicologicamente, sociologicamente, non possiamo permetterci, non c'è un giornale che lo dica. Soltanto noi della zuppa continuiamo disperatamente a dire: prendiamoci i nostri rischi, si convive col virus. Non si muore soltanto di virus, si muore anche di economia, di stenti, di psicologia, di mancanza di opportunità. Poi a me fa impazzire, perché oggi su tutti quanti i giornali c'è scritto che si è allargato il gap tra i più poveri e i più ricchi. Io, che sono uno di destra, che sostiene: "Tu vuoi aiutare i più ricchi?" È esattamente il contrario. Qua stanno discutendo, il Messaggero di oggi, ma non solo il Messaggero di oggi, anche il Fatto Quotidiano di oggi, di non riaprire le scuole il 7. E secondo voi, se non riaprono le scuole il 7, a pagarne le conseguenze? Vabbè, sono tutti giovani in assoluto, ma saranno più i giovani più deboli o i giovani con famiglie alle spalle più ricche, più facoltose, con più iPad, con più connessione, con più cultura? Secondo voi, chi di queste famiglie si gioverà, pagherà maggiormente il prezzo? Comunque, riguardo alle chiusure e alla tesi del Corriere della Sera, Brusaferro, appunto, che dice: normalità è troppo presto, chiusure e criteri più severi. Cioè, non è neanche vero, secondo il titolo del Messaggero, secondo gli articoli del Messaggero, secondo i retroscena del Messaggero. Vi ricordate quelle mille minchiate che ci ha raccontato il Presidente del Consiglio? Hanno funzionato i nostri criteri gialli, verdi, rossi e arancioni. Poi dopo ovviamente ci chiude. Hanno funzionato questi parametri oggettivi, il nostro metodo, con quel suo modo di parlare che
prima ce ne liberiamo e meglio è. Sembra Prodi, ovviamente in modo diverso, con un'eloquenza diversa. Bene, il Messaggero oggi ci spiega che cambieranno quei parametri per renderli ancora più duri, di modo che sarà molto più difficile fare anche dopo il 7 gennaio le attività che noi ci avevano promesso che avremmo fatto. Cioè riappropriarci delle nostre libertà, non è che ci stanno concedendo nulla. Uscire è una nostra libertà, sciare è una nostra libertà. Andare a trovare gli amici la sera è una nostra libertà, uscire e vedersi con delle persone è una nostra libertà, e io me ne sbatto le balle di quelli che continuano a pensare che queste libertà possono essere in infinito compromesse per una malattia, perché questa è la via per la schiavitù, direbbe Mises. Gli sci, vi ho detto, rimandato al 18 gennaio, ma tanto chi se ne frega, quello è soltanto un'attività non necessaria, come diceva un tempo qualcuno. Ditelo a quelli che vivono di sci, maestri, funivie, impianti, alberghi, turisti, stagionali, ditelo a loro che non è necessario, a parte il fatto che non vorrei uno stato che diciamo sulla scuola è straordinario, perché il Fatto Quotidiano dice: regioni e il solito Ricciardi, non riaprite le scuole il 7. Tra l'altro vi segnalo che il 7 verranno riaperte le superiori al 50% di presenza e non al 75% come ci avevano promesso, con dei turni che sono incredibili, perché far entrare una persona a scuola alle 10 e farla uscire alle 4 di pomeriggio, a parte il bambino, vuol dire un'organizzazione scolastica incredibile. Ma comunque questi pensano di farcela, noi ci mettiamo la mano sul fuoco che non ce la fanno, purtroppo, e non ce lo auguriamo. E poi c'è il secondo capitolo dei giornali di oggi, la grande farsa dei vaccini, vaccinazioni al rilento, mentre il Corriere ci dice la normalità non ritornerà con l'Istituto Superiore della Sanità, dall'altra parte abbiamo Repubblica che ci conforta, le vaccinazioni a rilento. Perché le vaccinazioni sono a rilento? Perché ne abbiamo fatte solo 52.000. Negli altri paesi, non parlo di Israele, non parlo dei paesi ben organizzati, non parlo di questi paesi. Pensate un po' che il Daily Mail oggi, il Daily Mail è il giornale popolare inglese che io seguo con grande attenzione insieme al Guardian e tutti gli altri giornali inglesi, ma il Daily Mail dice le cose chiare e tonde. La cosa che dice è che gli inglesi stanno, oltre ad aver autorizzato, e domani arriveranno le prime dosi del vaccino Oxford AstraZeneca, quello che non ha necessità di essere conservato a meno 70 gradi, ma comunque dicono che stanno inventandosi questa cosa che io chiederò domani agli esperti, cioè la prima dose la fanno il giorno X, la seconda dose si dovrebbe fare dopo 3 settimane, non la fanno dopo 3 settimane, ma allungano a 12 settimane, io non so se sia possibile, così ho letto oggi sul Daily Mail, in maniera tale che con una dose, invece di utilizzare la seconda dose per rivaccinare il primo, vaccinano il numero più largo possibile di persone, perché evidentemente questo vaccino che stanno dando darebbe una sorta di immunità già dopo la prima dose, in maniera tale da mettere le persone a rischio in sicurezza. Quindi qui il fattore tempo, lasciate perdere 3 settimane, 12 settimane, come dice il Daily Mail, ma il fattore tempo è fondamentale. Abbiamo 4,4 milioni di anziani, ci teniamo davvero a loro? Abbiamo due opzioni: o li vacciniamo tutti subito il più velocemente possibile, o chiudiamo tutta l'Italia, tutti i giovani, eccetera, per preservare questi anziani. Io direi che forse dovremmo sbrigarci a vaccinare, invece noi abbiamo affidato i vaccini ad Arcuri, der Kommissar. E come sta funzionando? Come stanno funzionando tutte le cose di Arcuri? Di merda. Poi fra un anno ci spiegherà il grande successo delle mascherine. In realtà non è stato un grande successo, è stato un flop. Poi ci spiegherà il grande successo dell'emergenza. È stato un flop. Arcuri è flop, è solo uno che è in grado di avere buoni rapporti politici con tanti politici, destra, sinistra e centro. Non è buon motivo di essere apprezzato dai palazzi romani e compiacergli con le sue marchette. Un buon motivo per essere un commissario d'emergenza. Il commissario d'emergenza non compiace i politici, compiace la popolazione e soprattutto distrugge l'emergenza, cosa che non ha fatto Arcuri. Peraltro anche sui vaccini, lo sapevamo, era scritto, perché il suo modus operandi, grandi dichiarazioni, grandi... Oh, vi ricordate? Noi abbiamo fatto la conferenza stampa con le primule, cioè questi ci hanno fatto vedere il gazebo delle primule, abbiamo fatto 52.000 vaccini. Ma tra l'altro qui, come sempre, Giorgio Candola è semplice, chiaro, lucido, perché io posso dire quello che mi pare, mi può anche stare antipatico, der Kommissar, ma Candola lo inchioda quando il 13 dicembre il commissario Arcuri, a cui hanno dato la responsabilità dei vaccini, dice: noi faremo il libretto di istruzioni che daremo a tutte le regioni, e si parla di una campagna nazionale. Come dice Gandola, arriva la cavalleria, saranno noi che riusciremo a risolvere il problema dei vaccini. E che è successo? E che i vaccini non sono arrivati. Il governo spinge per un cambio di passo, dice il Corriere della Sera. Ma di che? Siete voi che dovete organizzare i vaccini e spingete per un cambio di passo. E allora riesce a capire quello che succede, e basta che vai sul giornale governativo
sulla voce di Conte, che per quello fino a quando non cambieranno cavallo, e la voce di Conte è il fatto che dice che è colpa della Lombardia, cioè la mancanza di vaccini e il fatto che la Lombardia ne abbia somministrati pochi. Può anche darsi, ma il punto fondamentale è che non è stato fatto un piano vaccinale e questo piano vaccinale deve essere fatto da Arcuri, non da Babbo Natale. Nel frattempo lo scontro sarebbe stato regioni, Arcuri, se vacciniamo meno di 65.000 persone al giorno sarà un fallimento. Ma è tua la responsabilità, Babbo Natale. Dal commissario ha fatto come si chiamano, gli appalti, i concorsi per i docenti, li ha finiti 4 giorni fa, 5 giorni fa e se la prende con le regioni, è fantastico. Pochi medici, ovviamente, che non lo sapevamo. La vaccinazione lumaca, dice il quotidiano nazionale, che fa forse insieme a Gandola l'articolo migliore, perché dice: in Italia, tenetevi fermi, toc toc! Una dose su 10 soltanto è stata utilizzata. Una dose su 10. Noi siamo dei criminali. Tu non puoi pensare, già ci hanno dato 4 vaccini rispetto al resto del mondo, ma anche quei 4 vaccini non siamo riusciti a somministrarli, solo 1 su 10. Qua fanno tutte le pippe dicendo: ah, deve essere obbligatorio, non deve essere obbligatorio, dobbiamo vaccinare prima questi. Non riuscite neanche a quelli che lo vogliono. Io c'avrei la fila delle persone che si vuole vaccinare. O 1 su 10 dei vaccini che abbiamo in casa sono stati utilizzati. Tu non li prendi a calci nel sedere quelli che organizzano una cosa di questo tipo? Ma io penso di sì. Nel frattempo, come dice, il piano vaccini non c'è, ennesimo flop, è il titolo del giornale su Arcuri. Terzo elemento di giornata è la questione della crisi, che sembra sempre più vicina, secondo tutti i retroscenisti, Renzi non può tirarsi indietro, la crisi mo tocca farla. E quindi da oggi in poi, dice il Corriere della Sera, ogni giorno è buono perché ritiri i ministri e così apra la crisi. Sallusti dice, qua si dice che si deve aprire ai responsabili, cosa che dice Travaglio, cioè incredibile. Travaglio diventa uno scilipotiano, gli piace un irresponsabile pur di tenere suo il suo amichetto Conte, anche perché il problema di Travaglio è che se cade Conte, e Travaglio è, voglio vedere su quale cavallo si ritroverà, ma comunque il suo amichetto Conte, se dovesse cadere, anzi già li so i pezzi di Travaglio, quando cadrà Conte, perché qua pare che cada a questo punto, sarà tutto ai tempi di Conte. Ai tempi, quello sì che era un governo. In realtà, questa retorica del governo Conte, togliamocela da testa: il peggior governo e la peggior classe dirigente, Bonafede, Di Maio, Arcuri, cioè questa è la classe dirigente che ci ha gestito nel peggior momento che si potesse immaginare. Sallusti dice: ma quali responsabili? Per essere responsabili bisogna essere responsabili di un bene prezioso. Qua il bene sarebbe quello di Conte, buttiamolo a mare, punto e basta. Ed è stupendo perché Travaglio lancia una campagna di bomb shaming, no? Come la chiamiamo? Sapete quelle campagne email? Scrivete ai renziani che fanno i trasfughi, cioè adesso lui sul suo giornale, che peraltro è venduto in 20.000 copie, quindi non è che succede granché, però dice ai suoi lettori di mandare le email ai renziani che mollano questo governo. Ma come? Sono quelli che l'hanno fatto, dice, e poi lo mollano. Beh, è straordinario l'idea di pensare che sia transfuga il renziano che molla questo governo, mentre non gli sfiora neanche per l'anticamera del cervello che è transfuga. Il primo transfuga è il presidente del Consiglio che ha fatto un governo con i leghisti, poi perde i leghisti e va con un altro governo. E come lo chiami quello? Un presidente che va con tutti quanti i politici? Ma non lo so, quello, lo stesso presidente che fa i decreti sicurezza con Salvini e poi fa i decreti, diciamo, in sicurezza con il PD, che chiamavano il partito di Bibbiano. Beh, insomma, allora vale tutto. Certo che a me non piace l'idea che ci sia un governo che cambia colore, e così non mi piace che siano dei responsabili che si mettano a sorreggere Conte. Ma insomma, questa democrazia italiana, finché non decidiamo un sistema finalmente maggioritario, non le minchiate proporzionali verso le quali ci stiamo avvicinando, questa roba è accesa. E voi dite: chi cazzo è? È uno l'UDC, un parlamentare che è sempre stato considerato un possibile transfuga da una parte all'altra, comunque uomo certamente intelligente, dice: non siamo la stampella di nessuno. Si fa sempre più vicina dunque questa crisi nella settimana della Befana o giù di lì. È morto Formentini, ve lo segnalo, è il grande sindaco di Milano dal 93 al 97, bello, bellissimo il pezzo di ricordo che ne fa Vittorio Feltri, che lo ha molto stimato. Io vi segnalo soltanto che all'epoca il movimento leghista era un po' come
ebbe quel successo che hanno avuto i 5 Stelle a Roma, ma a Roma abbiamo avuto la Raggi e a Milano Formentini. E quindi capite che in realtà i fenomeni e anche le grandi rivoluzioni, beh, insomma, non sono esattamente tutte uguali. Tra Raggi e Formentini, nella storia piccola di queste città, beh, insomma, uno ha lasciato un segno Formentini, l'altra invece una ferita. Cartelle settoriali, il giornale dice che dal 1 gennaio arriveranno queste 50 milioni di cartelle settoriali, ma si sta pensando a un'ipotesi di condono. Carlo Lottieri ve lo segnalo in un pezzo molto bello sul giornale in cui riprende la polemica sugli statali che hanno aumenti mentre i privati ovviamente stanno morendo di fame, paese all'acero, lacerato, dice Lottieri. Io direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e ovviamente come sempre con Quarta Repubblica lunedì alle 9:30, non ci siamo mai fermati da questo la barbona di oggi. Ciao.